Che onore, incontriamo il vincitore morale dell'ultima edizione del Grande Fratello, Michael. Tra l'altro, insomma, hai creato una moda. Prima di tutto facci il tuo ci piace. Ci piace a noi, eh. Questo sì, questo ci piace veramente. Com'è stata l'esperienza? Ma un'esperienza fantastica, irripetibile. Io ho chiesto se posso fare i provini anche per il prossimo anno, ma mi ha già detto di no, quindi io ci ho provato. Cosa rappresenta per te il Grande Fratello? Cosa rappresenterà, insomma? È il via, lascia passare per entrare nello spettacolo? Guarda, all'inizio era un grande sogno, un sogno entrare. Sono entrato, sono uscito, non volevo uscire. Però sì, è una grande occasione, una occasione da sfruttare in tutti i sensi, perché comunque si chiude una porta rossa, ma spero vivamente che si aprano tanti portoni dorati magari. Ma tu cosa vorresti fare esattamente? Ma guarda, sinceramente non lo so, non avevo calcolato di fare l'attore, invece la prossima settimana, cioè giovedì questo, debutto a teatro con una piccola particina a Roma. E quindi con quale spettacolo? Psicoroscopia si chiama. E quindi una piccola particina e non mi aspettavo tutto questo. Spero che di andare avanti, di rimanere in TV, perché la TV comunque mi interessa, mi è sempre interessato, e quindi spero di andare avanti. Ma tu prima chi eri, insomma, cosa facevi, come vivevi? Ma guarda, prima non ero nessuno come non lo sono adesso, però prima vivevo nel mio piccolo paesino sfigato, Rovereto di Ostellato. Ora sono Bertie Michael, lo stesso sfigato che abita nel paesino, però ora ho questa polverina d'oro, diciamo così la chiamano, che tutti mi riconoscono, tutti mi salutano, tutti mi amano, non proprio tutti, però questo ci piace, per il momento ci piace. Ci piace, lo sai che anche Facebook ha cambiato tutto in I like, no? Ci piace, e tu su Facebook hai un fan club notevole. Sì, ho più di 66.000 fan e di questo ne sono contento, saluto tutte le mie Berte, guarda, perché se no si offendono, sì. Senti, ma nella casa uno ci fa o ci è? Insomma, è possibile mentire? È vero che più vanno avanti le edizioni, più la gente che ci entra è preparata e quindi recita? Ma guarda, sinceramente, per quanto riguarda il mio caso, penso di non aver mai recitato, perché secondo me è impossibile recitare 24 ore su 24, è un reality, quindi bisogna viverlo, non giocarlo. Penso che però alcune persone là dentro abbiano recitato una particina, che poi non al 100%, però insomma i suoi calcoli se ne erano già fatti, ecco. Chi meritava di vincere? Meritavano di vincere Cristina, Mara, speravo di vincere io sinceramente, però anche Carmen meritava di vincere. Tornassi indietro, che errori non faresti? Beh, non ne farei tanti, non sarei così pesante, non sarei così lunatico, non mi affezionerei più così tanto a una persona come ho fatto, fino quasi ad annullarmi, giocherei, vivrei il Grande Fratello solo ed esclusivamente per me, basta.